Bene Ministro, ho capito lo stipendi. Lei eh, ha chiesto dal suo insediamento al, al MIUR 3 miliardi di euro, di cui 2 per la scuola. Più di un miliardo sarebbe andato per rinnovare il contratto eh, che si, so, si sarebbe sommato ai fondi dello, della scorsa legge di bilancio. Ecco, se questo non avvenisse, cosa ha intenzione di fare? Allora, prima di tutto, diciamo che il rinnovo del contratto dei docenti è una necessità ineludibile. Noi abbiamo i docenti meno pagati d'Europa. Si fa tanto parlare della scuola, della scuola innovativa, della scuola come elemento di emancipazione di una società. Io davvero credo che questo sia verissimo, ma è difficile farlo quando le strutture scolastiche sono fatiscenti o quando i docenti che dovrebbero essere uno degli elementi di, di avvio, di, il cardine di questo percorso sono pagati troppo poco. Quindi eh, il rinnovo del contratto è importante, è anche un rinnovo significativo. Io ho parlato di un rinnovo di 100 euro almeno sul, in busta paga. E quindi questo ha un, costo, ha un costo che insieme al Ministero dell'Economia e delle Finanze abbiamo stimato intorno all'1,1 miliardo e mezzo più o meno, ora cifra più cifra meno, loro hanno i numeri migliori dei nostri perché sono in grado di fare stime più, compl più complete. E già questo significa che il, il rinnovo del contratto si prende una buona parte di quei 2 miliardi che avevo indicato per la scuola perché un miliardo l'avevo indicato per l'università e per la ricerca stiamo lavorando proprio in questi giorni alla nuova legge di bilancio, i giochi si fanno adesso, c'è ancora molto ma molto dibattito sulle misure che verranno utilizzate e introdotte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per creare gettito e quindi tutto un discorso di carattere macroeconomico che non interessa a noi ma quello che voglio dire è che le porte sono aperte, la possibilità sono a mio parere molto buone affinché si possa fare la differenza sulla scuola e sull'università e la ricerca io ho legato il mio mandato a questo obiettivo, quindi sono, come potete immaginare, particolarmente impegnato su questo fronte.